Amici e amiche carissimi, bentrovati, bentornati per una nuova puntata del ciclo di catechesi La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, puntata numero 56, siamo abbastanza avanti e che cade in una circostanza oltremodo lieta e quanto mai adatta per una catechesi mariana, perché siamo già entrati con i primi vesperi nella grande solennità dell'Annunciazione, che tra l'altro è tema assolutamente attinente alla sezione, diciamo così, del discorso che stiamo affrontando, perché chi ricorderà, ormai è passato un mese dall'ultima catechesi, il palinsesto purtroppo è abbastanza ricco, quindi cerco di fare quello che si può. Abbiamo però cominciato l'ampio capitolo dell'Immacolato Concepimento e, se ricordiamo, abbiamo ricordato appunto nella puntata precedente che la Madonna prese coscienza del suo Immacolato Concepimento esattamente nella festa che stiamo celebrando, cioè al momento dell'Annunciazione, quando l'angelo la salutò come la piena di grazia e lei ebbe quello che il Vangelo chiama un turbamento, ma un turbamento con le virgolette, ecco perché nella volontà divina il turbamento non entra, ma era quello sbigottimento, quello stupore. Quell'essere, diciamo così, esterrefatta di Maria Santissima, che essendo intelligentissima, dicevo già in qualche altro intervento in questi giorni, con quel saluto ha capito tutto. Se vengo salutata come la piena di grazia, in ebraico è in greco è kekaritomene, non credo che l'angelo le parlasse in greco, insomma, se gli avesse fatto in greco era ancora più esplicito, no? Ma la piena di grazia, il Signore è con te. Come si dice, sappiamo dalla Sacra Scrittura che il Signore non è con i peccatori. La guarigione del cieco nato del Vangelo secondo San Giovanni, quando gli vanno a dire: ma noi sai che quest'uomo è un peccatore, che ti ha guarito, che ti ha fatto aprire gli occhi, questo è un peccatore. E quel poveraccio risponde: dice, ma questo, se sei un peccatore non lo so. Cioè, io so che cieco sono dalla nascita, questo uomo ha aperto gli occhi. Ora, noi sappiamo che Dio non sta dalla parte dei peccatori, non li ascolta, non li aiuta, insomma, no? Quindi per avere Dio con noi non possiamo essere dei peccatori. Ecco, e quindi la Madonna in quel momento ha capito tutto insieme, insomma, dice: ma io sono l'Immacolata, e quindi mo vedrai che mi dice anche che mi annuncia che ha capito tutto. Ecco perché per un attimo è stata turbata, appunto come dice il Vangelo, si domandava che senso avesse un tale saluto. Dice: ah, mi dici questo, quindi. E quindi quell'angelo glielo dice subito, no? Però è evidente che per essere la madre dell'Altissimo, abbiamo sempre saputo che ci voleva almeno una condizione, quindi essere immacolata, quindi è pura da ogni peccato, sia attuale che originale. Poi per gli amanti della serva di Dio Luisa di Carreta, adesso senza, per carità, voler fare concorrenza nel nulla togliere a Maria Valtorta, tanto in paradiso, dove io spero e credo che siano entrambe, insomma, senza volermi sostituire al giudizio della Chiesa, non ci sono gelosie. Ecco, la serva di Dio Luisa Vicarreta ha aggiunto che oltre all'Immacolato Concepimento ci voleva un'altra cosa, che c'era Maria Santissima, altrimenti niente incarnazione, cioè il dono della divina volontà, perché Dio si incarna e si poteva incarnare solo dove la potenza della divina volontà era presente e operante. Comunque questo è un altro. Sappiamo che il nostro Signore è molto ricco e quindi distribuisce le sue ricchezze in maniera differenziata e differente a seconda dei suoi servi, delle sue linee, diciamo così, direttrici, dei suoi progetti, quindi non dice tutto a tutti, dice ad uno una cosa, ad uno un'altra, ad un'altra ancora, no? È molto bello anche, ormai studiando teologia, io campo un pochino di rendita perché gli studi, quando c'era tempo proprio di fare profondi studi teologici, ormai sono andati nel dimenticatoio, ma era molto bello vedere come il Signore ha acceso delle luci differenziate
uno l'ha illuminato più su un aspetto, un altro su un altro, un altro su un altro. Quindi tutto quanto il corpo meraviglioso del patrimonio magisteriale che si è venuto formando nella Chiesa è una sinfonia, è un concorso di voci, tutte quante accordate al coro, di strumenti, ecco, differenti che compongono appunto come una sinfonia. C'è chi suona il clarinetto, c'è chi suona il violino, c'è chi suona il contrabbasso, c'è chi suona il violoncello, c'è chi suona la tromba, chi suona, come si chiama, lo xilofono, non lo so, insomma, no? Ecco, quindi funziona così. Maria Valtorta ci ha avuto questo grande dono, ecco, di ricevere, come dire, una sintesi, diciamo così, visiva e uditiva di quella che è stata l'esperienza terrena di Gesù e di Maria, quindi certamente una cosa davvero straordinaria e avvincente. Fatto questo prologo, e quindi auguri a tutti, perché la festa dell'Annunciazione in realtà è la nostra festa. È il giorno in cui ricordiamo che Dio si è degnato di farsi uomo come noi, ci ha nobilitati fino a questo punto. Ed è anche la festa di tutti quanti i devoti della Madonna, di tutti quelli che amano la Madonna, che hanno la consacrazione totus tuus. Ecco, San Luigi Maria Monforte dice che i consacrati, secondo la consacrazione segnata da lui, devono celebrare con grande devozione la festa dell'Annunciazione, perché, come dirò, se Dio vuole, nell'omelia di domani, la festa dell'Annunciazione è doppia, lo accennavo questa sera, è la celebrazione anzitutto dell'incarnazione, quindi del primo protagonista, che è il nostro Signore Gesù Cristo, ma di sponda c'è anche colei che tutto questo l'ha reso possibile, che è stata, diciamo così, progettata, pensata da Dio per questo, lo vedremo questa sera, no? L'anima creata per essere madre, per essere anima della madre di Dio, cosa può essere? E quindi però anche la scelta di Dio di volerla usare come strumento attivo e cooperante, e quindi tutti i bellissimi insegnamenti che San Luigi Monforte dice e come dire, deduce da questo mistero. Dice: Nostro Signore Gesù Cristo si è fatto tutto di Maria, si è fatto schiavo di Maria, nel senso di dipendente in tutto e per tutto da Maria. Non soltanto nella umanità biologica e percepibile, che di fatto è attratto proprio dal sangue, proprio dalla materia organica della Madonna, ma anche lo stare proprio nel grembo di lei, l'essere allattato al suo seno, l'essere cresciuto da lei, l'aver ricevuto l'oggetto delle sue premure, l'educazione umana da lei. Quindi sono cose che lasciano sconcertati, però. Per capire bene chi è la Madonna, qui abbiamo la Madonna negli scritti di Maria Valtorta, anche da un punto di vista teologico, per inquadrare bene certe problematiche, noi dobbiamo sempre pensare una cosa. Noi dobbiamo metterci dinanzi, come sempre, ai dati di fatto, perché Dio parla attraverso i fatti. Non possiamo noi andare con le nostre testoline e mettere le nostre idee nei fatti. Al contrario, sono i fatti che plasmano le nostre idee. Ora, come tanti autori notarono, per esempio, a proposito di questo mistero, era indispensabile che Gesù Cristo si facesse uomo per mezzo della Vergine Maria, nel seno della Vergine Maria? Assolutamente no, assolutamente. Dio non ha, in Dio, quando agisce fuori di sé, l'indispensabile e il necessario non esiste, d'accordo? Le cose necessarie, che però, pur essendo necessarie, non perdono l'essere liberi, in Dio esistono soltanto quando agisce dentro di sé. Quindi la presenza della Madonna non è di necessità assoluta, ma dipende da una scelta di Dio, da una sua positiva volontà, certamente positiva. Cioè, non è che Dio ha permesso che il Verbo si facesse carne per mezzo di Maria. È evidente che questa non è una volontà permissiva,
È una volontà intenzionale, così come il fatto che siamo stati salvati attraverso l'incarnazione, la passione, la morte redentrice di Cristo. San Tommaso stesso dice: era assolutamente necessario? No. Ci potevano essere altri, in teoria, miliardi di modi possibili. Attenzione però, perché poi, attenzione, Gesù, una volta che si è realizzata l'incarnazione, parlando della sua passione, ha detto che era necessario che lui patisse. Attenzione. Allora, che significa? Significa che pur essendo l'incarnazione e lo strumento, cioè la Madonna, per l'incarnazione scelti da Dio con un atto positivo, ma quando Dio fa una scelta, come sono le scelte di Dio? Punto interrogativo. Domanda. Potrebbe Dio fare una scelta che non è la migliore tra tutte quelle possibili, concepibili e immaginabili? Dio, non, cioè, Dio è il numero uno, cioè siamo noi purtroppo. Chi ti ha mai detto che la cosa che stai facendo è la meglio che potresti fare? Chi è di noi che può essere sicuro di questo? Noi ci proviamo. Chi ci prova a tendere verso il meglio? Io sto, come dire, io sto in santa depressione perpetua perché ci provo tante volte ad agire verso il meglio e poi mi ritrovo sempre pieno di miserie, di imperfezioni innumerevoli e mi dispiace perché io, il nostro Signore, vorrei dargli il meglio, ma non ce l'ho il meglio, purtroppo. Chi ascolta, preghi per me, preghi, insomma, no? Non ce l'ho proprio. Quindi, però, quando uno si trova dinanzi all'Altissimo, al Perfettissimo, vorrebbe dargli chissà che cosa, ma noi siamo dei poveri uomini. Ma Dio non è così. Dio se fa una scelta. Dio è il top, Dio è il number one, Dio è il numero uno, Dio è il più, dicono a Roma. Quindi era indispensabile la morte in croce di Cristo? In teoria, no. Ma era il modo in assoluto migliore e più conveniente, più giusto e che risponde a tutti quanti i requisiti possibili e immaginabili per salvare l'uomo. E noi questo non lo comprendiamo fino in fondo. Era necessaria la Madonna? No, ma c'è stata la Madonna. C'è stata la Madonna. Poteva farne a meno il nostro Signore, ma certo che poteva farne a meno, ma ci mancherebbe altro. Ma c'è stata, ok? Lei, non un altro, Maria di Nazareth. Nell'incarnazione, nell'infanzia, nella vita privata di Gesù, in alcune scene della vita pubblica, e stava sotto la croce. La Madonna ci stava sotto la croce. Punto, insieme a San Giovanni e a Maria Maddalena, questi Vangeli ce lo dicono, che ci stava a fare? Punto interrogativo. La donna vestita di sole è stata nominata, l'inimicizia tra il serpente e la donna è biblica. Quindi, quando noi parliamo di queste cose, attenzione, io questo lo dico a me, lo dico anche, mi permetto, insomma, tanto non è che, non credo che queste parole siano sentite da chissà chi. Però un teologo, un pastore, chiunque si mette a parlare di Maria Santissima, faccia sempre attenzione che deve stare ai fatti, non può manipolare i fatti secondo le sue idee, né tirandoli troppo da una parte né abbassandoli troppo dall'altra. I fatti, così come sono stati. Un angelo che saluta la Madonna dicendo: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te, le sta dicendo che è immacolata. Tant'è vero che se uno legge la bolla di Pio IX, questo è uno dei tanti indizi, perché nella Bibbia non c'è scritto che la Madonna è immacolata, quelli che vogliono sempre le cose scritte chiare e tonde, ma Dio chiaramente, esplicitamente, poche volte parla, Quindi te lo fa capire attraverso tante cose, ed è compito poi del Magistero della Chiesa fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi questo è, e questo fece il grande Papa Pio IX, che Dio lo benedica. Ecco.
un grande e canuto pontefice, come viene detto negli scritti di Maria Valtorta, che un giorno dirà al mondo ella è l'Immacolata. Interessante che i dogmi mariani li hanno fatti il terzo e il quarto, quindi quelli fatti sotto pronunciamento papale, perché i primi due, la maternità divina è stata fatta dal Concilio di Efeso, la verginità perpetua è stata fatta da subito, è stata la prima a essere venuta fuori da tutta quanta la tradizione della Chiesa. E gli ultimi due dogmi mariani li hanno fatti due pii, Pio IX e Pio XII. Avanti. Allora, proseguiamo la lettura. Il fatto dell'Immacolato Concepimento. Leggo, cito e poi commentiamo insieme questa seconda sezione che forse sì, riusciremo a farla tranquillamente. Vediamo. Nella parte prima dell'Evangelo, come mi è stato rivelato, dopo aver rivelato che Maria Santissima, più che dei suoi genitori, doveva dirsi di Dio, poiché da lui fu fatta nascere da un tronco inaridito, per cui dalla mamma stessa era stata chiamata figlia di Dio, dopo aver rivelato che la gestazione di una tale figlia non aveva dato pena alla sua mamma, non solo, ma pace e benedizione, ossia i frutti di Dio suo vero padre, l'opera passa a parlare del privilegio dell'Immacolata Concezione, ossia della preservazione dell'anima di Maria dall'incorrere nella colpa originale nel momento stesso in cui fu creata ed infusa da Dio al corpo di lei. Dice infatti Gesù alla veggente che egli, la parola, dopo aver operato il miracolo di rendere fecondo ciò che infecondo era, aspetto a leggere perché voglio far notare una piccola cosa. Dagli scritti di Maria Valtorta, allora, si evince che la Madonna è nata umanamente, come lei stessa dice, cioè figlia di Anna e Gioacchino, ma come in tanti altri episodi biblici, la Madonna è figlia di una madre divenuta già sterile. Quindi, San Giovanni Battista era figlio di Elisabetta, che era già sterile. Isacco era figlio di Sara, che era già sterile. Samuele, impetrato da Anna, impetrato, 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 no? La sterile ha partorito 7 volte. Quindi è nata umanamente, ma Dio non ha fatto soltanto il miracolo di preservare la sua anima dalla colpa d'origine, ma anche quello di rendere fecondo il seno sterile di Anna. Come? Non ci è dato di saperlo, insomma, nello specifico, ma questo afferma l'opera. Quindi riprendo e proseguo la lettura. Dice infatti Gesù alla veggente che egli, la parola con la P maiuscola, dopo aver operato il miracolo di rendere fecondo ciò che infecondo era, si diede una madre la quale non ebbe soltanto un ottimo naturale, come era sorte lo avesse nascendo da due santi. E non avendo soltanto un'anima buona come molti ancora l'hanno, non avendo soltanto continuo accrescimento di questa bontà per il suo buon volere, non avendo soltanto un corpo immacolato, ebbe unica fra tutte le creature immacolato lo spirito. Pensa, dice ancora Gesù, quale dovette essere la bellezza di quest'anima che il Padre aveva vagheggiata, attenzione, da prima che il tempo fosse, di quest'anima che costituiva le delizie della Trinità, la quale Trinità ardeva di ornarla dei suoi doni per farne dono a se stessa e poi per salute agli uomini. Allora, qui c'è un'altra cosa molto importante che viene affermata. E anche qui io raccomando sempre estrema attenzione, perché su Maria Santissima, fermo restando che ci vuole sempre un grande equilibrio come in tutte le cose, ma è sempre meglio, dicevano un tempo i Mariologi, è sempre meglio esagerare un po' in eccesso che esagerare un po' in difetto, perché noi stiamo parlando di una creatura che
È stata pensata dalla Santissima Trinità da prima che il tempo fosse, ed è stata pensata perfettissima, costituiva le delizie della Santissima Trinità. Ardeva di ornarla dei suoi doni per farne dono a se stessa, cioè creando la Madonna, Dio, diciamo così, si è fatto il più bel regalo creato che potesse farsi, ok? Più bello della Madonna c'è soltanto l'umanità santissima di nostro Signore Gesù Cristo, ma quella è stata assunta, quindi quella è entrata a far parte della Santissima Trinità. Capite? La Madonna non fa parte della Santissima Trinità, non è una dea, non è la quarta persona, è una creatura, ma è una creatura che Dio si è creata per sé. Io quando penso a queste cose, sinceramente, ogni volta che devo parlare di questa creatura umana, ma tutta divina, San Luigi la chiamava la Divina Maria, non la Dea Maria. Divina vuol dire che questa è completamente divinizzata, cioè è la piena di grazia, cioè è negli scritti di Maria Valtorta la bellezza della Madonna è che appare così umana in senso buono, quindi così vicina a noi, così alla mano, così bella, così avvicinabile, così umile. Ma dietro questa cosa c'è il capolavoro dell'Altissimo. Tutti i santi e maestri di spirito hanno detto, ma questo l'ho letto più di qualche volta anche dalla bocca di Gesù. Gesù dice: se dovete fare qualcosa, ditela a me. Di brutto, non lo dite a lei perché Dio non vuole che si parli male della Madonna, d'accordo? Cioè, non bisogna toccarla, lasciamola stare. Quindi, per questo io dico, Signore, piuttosto che parlare di lei inadeguatamente, è meglio che me sto zitto, perché uno se va a inguaiare, che capito? Cioè, la delizia della Santissima Trinità che ardeva ornarla dei suoi doni per farne dono a se stessa, cioè. E poi per salute degli uomini, attenzione, per salute degli uomini, cioè per salvezza degli uomini, lo dice Gesù. Quindi la Madonna è umilissima, se dipendesse da lei, niente, ma Dio, quando si tocca a lei, non transige lui, capito? La Madonna è già me la immagino che sta dicendo: non ci fare caso, loro non mi conoscono, loro non si rendono conto di chi sono, perdona, lasciali perdere. Ma il nostro Signore su questo, a quanto è dato da capire, è un po' restio, cioè lasciamogliela in pace, d'accordo? Non gliela tocchiamo, è roba della Santissima Trinità, è roba santissima, è roba santa. Questa creatura è l'unico membro della razza umana, l'unico che è uscito da Dio in un certo modo ed è tornato da Dio non solo bello come era, ma ancora più bello, arricchito di tutte quante la corona infinita dei meriti di una vita indefettibile. Noi questo fatto glielo dobbiamo riconoscere. Nessuno è come lei, nessuno, nessuno tra gli esseri umani, è la regina degli angeli. Lo diciamo alla fine del Rosario, ma non soltanto nessuno tra gli esseri umani, ma nessuno tra le creature di Dio è come la Madonna. La Madonna è il numero due. Sopra di lei c'è soltanto il Padre Eterno. Non lasciamoci ingannare anche qui dal fatto che lei è la numero uno, due, proprio perché è così piccola, che si fa così umile. Ma attenzione però, d'accordo? Come l'infinita condiscendenza di Gesù, cioè una condiscendenza che ti lascia sbalordito, cioè tra poco sarà la settimana santa, ma come si fa a contemplare Gesù che lava i piedi a dei poveri uomini? Ma non solo, ma che poi si lascia massacrare in quel modo, appendere alla croce nudo. E se la Madonna non si toglieva il velo, glielo metteva addosso, era proprio nudo Gesù. Cioè, ma capisci? Cioè, i mistici che hanno visto quelle cose dicono che gli angeli stavano dicendo: ma stiamo su scherzi a parte, ma che sta succedendo? Ma ci rendiamo, cioè noi non ci rendevamo conto, ma l'incrocio dove sta il figlio di Dio ci sta, ragazzi,
Quindi, cioè, è una cosa inconcepibile. Cioè, se noi avessimo un pochino di cuore contemplativo e fissassimo gli occhi su questi misteri, ma ci sarebbe da passare la vita in ginocchio o in lacrime, d'accordo? Ma piangere come bambini, ma singhiozzare, capito? Nel Trattato della Vera Devozione ci ho fatto un ciclo di catechesi su Radio Buon Consiglio, l'ultimo ciclo di catechesi che ho fatto su Radio Buon Consiglio. San Luigi aveva scritto grosso così: De Maria nunquam satis. Su Maria non si dice mai abbastanza. Non avere paura di esagerare, perché cioè, che devo, cioè, basta che tu dici non è una dea, d'accordo? Questo deve essere chiaro, ok? Questo deve essere chiaro, perché c'è qualche pazzeriello anche recentemente che spara delle cose che così poi dà il fianco anche ai, come dire, ai minimalisti mariani, no? Che siccome c'è chi esagera troppo, poi quelli l'abbassano troppo. Quindi, dopo che hai detto che è una pura creatura, dentro questo orizzonte esagera. Nel senso, cioè, le delizie della Santissima Trinità. Allora, proseguo la lettura. È Gesù che sta parlando. L'anima creata per essere anima della Madre di Dio. Quando da un più vivo palpito del trino amore scaturì questa scintilla vitale, sentite, ne giubilarono gli angeli. Perché luce più viva mai aveva visto il paradiso. Ripeto. Quando da un più vivo palpito del trino amore scaturì questa scintilla vitale, ne giubilarono gli angeli, perché luce più viva mai aveva visto. Oh, il paradiso, dove stanno gli angeli? Stare attenti che San Tommaso d'Aquino dice, e dice il vero, che, penso che tutti sappiamo, gli angeli sono distribuiti in 9 cori angelici, dai serafini agli angeli. Noi non possiamo immaginare neanche lontanamente la grandezza del primo serafino, d'accordo? Ma neanche, né possiamo immaginare la grandezza dell'ultimo angelo appartenente al coro più basso, cioè gli angeli. San Tommaso dice che il più infimo fra gli angeli, in confronto alla persona più grande, al più intelligente, più dotato, più quotato, tutto quello che ti pare della razza umana sta su un altro pianeta. Se si dice gli angeli non avevano mai visto una luce più grande di questa, ma capito cosa sta dicendo? Cioè, che l'anima della Madonna, solo nell'essere creata, già stava al di là, pur essendo un'anima umana. Quindi di per sé, per natura, capito che cosa ha fatto la Santissima Trinità. Dice, come petalo di empirea rosa, un petalo immateriale e prezioso che era gemma e fiamma, che era alito di Dio, che scendeva ad animare una carne ben diversamente che per le altre, che scendeva tanto potente nel suo fuoco che la colpa non poté contaminarla. Essa valicò gli spazi e si chiuse in un seno santo. Qui siamo proprio su un altro pianeta, proprio. La terra aveva e non lo sapeva ancora il suo fiore. Qui c'è un bellissimo canto, no? Maria sei l'unico fiore nato dall'umanità. Un canto abbastanza orecchiabile che si canta nelle parrocchie, no? Il vero unico fiore, proseguo la lettura, che fiorisce eterno, giglio e rosa. I miei due fiori preferiti, lo sanno tutti, insomma, lo vedono in giro nelle tutte quante le mie cose, sono i due simboli mariani per antonomasia, no? Il giglio e la rosa. Il giglio è simbolo anche di San Giuseppe, sempre con il giglio in mano, perché il giglio è segno della verginità, della purezza, e la rosa è simbolo dell'amore.
È simbolo del fiore più bello, del fiore più profumato. La Madonna è chiamata la rosa mistica, c'aveva le rose sui piedi nell'apparizione a Lourdes. Il rosario, che è la preghiera di Maria, rosario significa corona di rose, quindi rose che si offrono alla Madonna. Gesù lo dice, anzitutto, il vero unico fiore che fiorisce in eterno. Giglio e rosa, uno. Poi anche altri, ma tutti quanti i fiori sono, come dire, sintetizzabili nella bellezza di Maria. Mammola, gelsomino, elianto e ciclamino insieme fusi e con essi tutti i fiori della terra in un fiore solo, Maria, nella quale ogni virtù e grazia si aduna. E anzitutto il giglio e la rosa, partito qui, poi tutti i fiori del mondo in un fascio uniti a formare la bellezza unica di Maria. Proseguo la lettura. Nell'aprile la terra di Palestina pareva un enorme giardino e fragranze e colori davano delizia al cuore degli uomini, ma ancora ignota era la più bella rosa con la R maiuscola. Ella era già fiorente a Dio nel secreto dell'alvo materno, poiché mia madre amò da quando fu concepita. Ma solo quando la vide dal suo sangue per farne vita, per farne vino, l'odore dei mosti, zuccherini e forte, empie le aie renali, ella avrebbe sorriso prima a Dio e poi al mondo, dicendo col suo super innocente sorriso: ecco la vite, con la V maiuscola, che vi darà il grappolo da essere premuto nello strettoio per divenire medicina eterna al vostro male, è fra voi. Bellissime anche tutte queste cose, meravigliose. Intanto, dice ancora Gesù alla veggente, considera come il portare in seno una creatura esente da macchia, che priva di Dio dia alla madre, che pure l'ha concepita naturalmente, umanamente, una intelligenza superiore, e ne faccia un profeta. Rileggo perché forse non ho. Mi accorgo che non ho rispettato bene la punteggiatura. Intanto, considera come il portare in seno una creatura esente dalla macchia che priva di Dio, dia alla madre, che pure l'ha concepita naturalmente, umanamente, una intelligenza superiore e ne faccia profeta. Il profeta della figlia sua che ella chiama figlia di Dio. E pensa cosa sarebbe stato se dai primi genitori innocenti fossero nati innocenti figli come Dio voleva. Sarebbe stata una storia umana meravigliosa, l'ho detto durante la messa di oggi. Avremmo celebrato la festa dell'Incarnazione? Sì, certo che l'avremmo celebrata, ma sarebbe stata una pacchia, sarebbe stata un'apoteosi, sarebbe stata veramente una cosa meravigliosa. Non avremmo conosciuto il dolore, la morte. Niente lutti, niente affanni, niente lacrime, niente croci, niente pandemie, zero. Sarebbe stata una cosa meravigliosa. Non fa niente, ragazzi, è andata come è andata. Nostro Signore ricostruisce le cose più belle di come erano quando sono state sfasciate, sempre da noi. Quindi, tranquilli. Questo uomini che dite di avviarvi al superuomo, qui Gesù fa un po' di polemica, giustissima. E coi vostri vizi vi avviate unicamente al superdemone, e oggi queste parole sono più vere che mai, con tutti quanti questi matti che si sono messi in testa di costruire e stanno cercando di dargli gli ultimi colpi, il mondo senza Dio. C'è Padre Livio di Radio Maria che sta facendo delle catechesi bellissime su questi argomenti. Questi vogliono costruire il mondo senza Dio. Ma Dio c'ha già pronto attraverso la Madonna il sistema per atterrarli a tutti quanti e ricostruire un mondo ben diverso da quello che vorrebbero costruire questi signori, ecco, senza Dio, che pensano che l'uomo sia il Padre Eterno in terra e che possa fare da solo. Pensino pure, fino a quando nostro Signore non ci mette la paura, la parola punto, si sfoghino pure fino a quando hanno il tempo di farlo, che la Madonna ha già pronto tutto quanto. È già tutto a posto, è solo questione di tempo, d'accordo? Noi ricordiamo sempre,
qualunque cosa dovessimo vedere, qualunque cosa dovesse accadere. Mi permetto, insomma, chi sta con Gesù e con Maria, stretti a loro. Chi ha il rosario in mano e lo consuma, lo dice sempre, tutti i giorni e tutto, per intero e bene. Chi sta vicino ai sacramenti, chi frequenta la messa più che può, meglio se tutti i giorni, la comunione, chi si confessa, chi fa i digiuni, non solo in quaresima. Quindi, chi vive la vita di grazia, chi sta lontano dal peccato, chi usa i sacramentali, eccetera, eccetera, stia tranquillo. D'accordo? Stiamo dalla parte di chi ha già vinto. D'accordo? È solo questione di tempo. Bisogna pazientare e anche tutti quanti i marasmi, tutti quanti i macelli, tutte quante le bestialità che fanno le persone nemiche di Dio, Dio gli sta permettendo di farle. Certamente noi ripariamo, per carità. Noi preghiamo, noi soffriamo, noi piangiamo, noi cerchiamo di opporci sempre con i mezzi leciti e buoni al dilagare del male. Il resto dobbiamo invocare dal Signore e dalla Madonna che intervengano e ci mettano le mani, ma lo faranno. Ecco, non c'è proprio, non c'è nessunissimo dubbio. Gesù e la Madonna non sono i perdenti, sono i vincitori. D'accordo? Una delle cose, vi prego, chi ascolta queste cose, specialmente, ripeto, i fedeli degni di questo nome, non diano al diavolo la soddisfazione di vederci impauriti, turbati, terrorizzati o depressi. Lui gongola, d'accordo? Lui gongola, gongola anche per la nostra poca fede. Il diavolo non vince le guerre, il diavolo può vincere qualche battaglia perché il nostro Signore glielo permette, gli ha dato il potere per i suoi misteriosi disegni e anche queste battaglie che può vincere e su cui fa il suo ghigno malefico, noi dobbiamo rispondere ridi ridi. A Roma si dice ride bene chi ride ultimo. Chi riderà saranno Gesù, la Madonna e quelli che stanno con loro. Quindi il diavolo non deve avere la soddisfazione di vedere negli amici di Gesù e di Maria persone impaurite, persone depresse, persone disperate. È chiaro che siamo persone sofferenti, perché non ci fa piacere vedere tante cose che si vedono adesso in giro. Mica mica siamo deficienti, d'accordo? Ma sofferenti con Gesù e con Maria, offrendo le nostre sofferenze interiori e i nostri sacrifici, questo va bene. Ma sconfortati, depressi oppure disperati, questo mai, d'accordo? Mai. Ogni tanto qualcuno mi scrive qualche mail e mi dice: io sono disperato, dico: guarda, già cominciamo male, d'accordo? Queste due parole te le devi proprio dimenticare. Non esistono queste parole per i figli di Dio e di Maria, non esistono proprio, nel vocabolario non esistono. Questo deve essere sempre chiaro. Allora, riprendo Gesù, mi sono fatto una piccola divagazione sul superuomo, superdemone, i superuomini che girano adesso, sono tutti quanti schiavi di Satana, alcuni volontari e consapevoli, altri forse no. Ma tanto non c'è, cambiando l'ordine dei fattori, il risultato non cambia, sempre schiavi di Satana sono, d'accordo? Ma Satana è un vinto, non lo dimentichiamo mai. La cosa importante per noi è stare dalla parte dei vincitori, non a chiacchiere, non a chiacchiere, ma a fatti. E per chi ci crede, la Madonna ha dato indicazioni molto concrete, molto puntuali, molto precise, che vanno messe in pratica alla lettera, senza se e senza ma, se uno vuole stare dalla parte buona. Senza scuse e senza questioni. Allora, questo o uomini, ripeto, riprendo la citazione, che dite di avviarvi al superuomo e coi vostri vizi vi avviate unicamente al superdemone,
Questo sarebbe stato il mezzo per portare al superuomo. Questo, d'accordo? Qui lo pensavano da Dio, saremmo stati tutti quanti veri superuomini. Superuomini nel senso buono. Che significa superuomo nel senso buono? Saper rimanere senza contaminazione di Satana, per lasciare a Dio l'amministrazione della vita, della conoscenza del bene. Qui Gesù fa un riferimento, attenzione, a quanto dice attraverso Maria Valtorta circa il peccato originale, lasciare a Dio l'amministrazione della vita, della conoscenza del bene, non desiderando più di quanto ed era poco meno che infinito Dio non vi avesse dato, per poter generare in una continua evoluzione verso il perfetto dei figli che fossero uomini nel corpo e figli dell'intelligenza nello spirito, ossia trionfatori, ossia forti, ossia giganti su Satana, che sarebbe stato atterrato migliaia di secoli avanti l'ora in cui lo sarà e con lui tutto il suo male. Satana non è stato ancora atterrato dall'Altissimo. E perché? Perché noi gli abbiamo dato potere e continuiamo a darglielo, d'accordo? Quindi ci sarà una lotta che finirà con l'atterramento di Satana, perché l'ultima parola non la dirà lui, la dirà il bene. Ci sono due combattimenti escatologici, fate attenzione, sentite le catechesi di Padre Livio, sono contentissimo che cose che io sto dicendo da anni le ho sentite. Probabilmente le dice anche lui da anni, dire testuali, identiche, nelle catechesi di Padre Livio. Lui è convinto, io con lui, che in questo momento storico, 2000 anni dalla venuta di Cristo, siamo nel primo combattimento escatologico, di cui parla il libro dell'Apocalisse. Non arriva la fine del mondo, quello è il secondo combattimento escatologico. L'esito del primo combattimento escatologico è il misterioso periodo dei 1000 anni. Eresie, su quei 1000 anni, millenarismi, eccetera, eccetera. Ma dietro quell'immagine c'è quel grande tempo di rinnovata pace, di prosperità per la Chiesa, di rinnovata santità che verrà dopo questo grande travaglio, dopo questi tempi che sono stati segnati dallo scatenamento del diavolo, che ne ha fatte di tutti i colori e che adesso è senza freni, d'accordo? Senza freni. Anche l'Apostolo Giovanni, parlando con la Vergine nell'ultima parte dell'opera, saremo nei primordi della Chiesa, le ricorderà che ella era nata senza macchia di origine. Io, le diceva, sono un povero pescatore ignorante. Questo è il grande San Giovanni, il grande cantore di Maria. Nel suo Vangelo, attraverso il termine donna e le nozze di Cana, costruisce un capolavoro di teologia mariana nel Vangelo e nel libro dell'Apocalisse. Insomma, San Giovanni ci è campato una venticinquina d'anni insieme alla Madonna, quindi la conosce molto molto bene, insomma, no? Ecco, al termine della vita, sentite anche l'umiltà, San Giovanni era chiamato anticamente San Giovanni il teologo, teologo con la T maiuscola, non come tanti teologi che girano ai nostri tempi, insomma, che vabbè. Teologo, ma grande teologo, d'accordo? Il simbolo di San Giovanni è l'aquila, quindi l'aquila è il volatile che vola molto in alto, proprio lontano dalla terra, e che ha uno sguardo acutissimo. Vedete che l'aquila vede benissimo anche da molto lontano. E San Giovanni è stato capace di fissare gli occhi della sua contemplazione nel mistero stesso di Dio. Il prologo di San Giovanni è un capolavoro assoluto proprio, insomma, di perfezione. Ecco, meraviglioso, insomma, no? Allora lui gli dice: io sono un povero pescatore ignorante, non so di dottrina e scrittura altro che ciò che mi insegnò il maestro. Vedete quanto era umile, ancora non aveva scritto tutte quante le cose sue e ancora doveva cominciare la sua opera di apostolo ed evangelizzatore, che ha cominciato dopo l'assunzione di Maria. Lui ha cominciato un po' in ritardo rispetto agli altri apostoli, anche se poi ha fatto un botto veramente straordinario, no? Tu non hai mai avuto alcuna macchia di peccato sulla tua anima, neppure il grande comune peccato eredità di Adamo a tutti gli umani ti colpì, perché Dio te ne preservò per singolare unico privilegio, essendo tu da sempre destinata a divenire l'arca del Verbo, e l'arca, anche quella che ahimè
Non contiene che cose fredde, aride e morte, perché in verità il popolo di Dio non le mette in pratica come dovrebbe. È e dovrebbe essere sempre mondissima. Qui chiaramente si fa riferimento all'arca, no, dell'alleanza, che purtroppo era custodita da un popolo non molto fedele. Ancora, durante il terzo anno della vita pubblica, Gesù, parlando a Ioppe con alcuni gentili romani, asseriva che la perfezione della somiglianza dell'uomo con Dio è nello spirito, poiché Dio è spirito purissimo, eterno, perfetto, immutabile, instancabile nell'operare. Lo spirito creato per tutti gli uomini da una stessa fonte di potenza e bontà non conosce variazione di perfezioni iniziali. Uno solo è lo spirito creato perfetto è rimasto tale. Tre sono gli spiriti creati perfetti. Attenzione che qui sono nota che questa frase è modificata in D2, cioè in un manoscritto parallelo. Lo spirito creato tutti gli uomini da una stessa fonte di potenza e di bontà non conosce variazione di perfezione iniziale, ma ne conosce molte da quando è infuso nella carne. Uno solo, lo spirito increato e perfettissimo, sempre rimasto tale. Questo è lo spirito di Dio. Tre sono stati gli spiriti creati perfetti. Uno sei tu, maestro, gli dicono. Qui Gesù dice: chi sono questi tre spiriti creati perfetto? Non io, risponde Gesù, io nella mia carne ho lo spirito che non fu creato, ma che è stato generato dal Padre per esuberanza d'amore. Anche qui c'è un'altra nota modificata in D2. Attenzione, perché qui è un passaggio molto molto delicato. Nella mia carne, leggo la nota corretta, io ho lo spirito divino, non creato, ma generato dal Padre per esuberanza d'amore. E ho l'anima, creatami dal Padre, essendo io ora l'uomo. Anima perfetta, quale all'uomo Dio si conviene. Ma di altri spiriti io parlo. E in calce, si aggiunge, parla qui come Dio Verbo, per cui tutte le cose sono state fatte, anche la sua anima di uomo. Se parlasse come uomo, direbbe che Dio, sia ancora lui, ha creato l'unico spirito perfettissimo per unire la sua carne di Verbo incarnato, nel quale tutte le perfezioni si accentrano. E parla dei gentili, e perciò in maniera adatta alla loro ignoranza pagana. Ecco perché prima di, adesso non entro nel merito, queste affermazioni, se non sono rettamente comprese, si trovano al limite dell'ortodossia. Ma quando ci troviamo dinanzi a scritti di santi, di mistici, eccetera, eccetera, bisogna prima di, come dire, entrare in taker e dire: ah, guarda qui che c'è scritto, verificare bene, vedere i contesti, vedere le note che l'accompagnano, circostanziarle, d'accordo? Qui, tanto per chi sa un pochino di teologia, se questa affermazione di Gesù la si travisa, si potrebbe pensare all'eresia dell'apollinarismo, che pensava che l'anima del Verbo incarnato fosse sostituita dallo Spirito Santo, quindi che Gesù non avesse un'anima umana come la nostra, ma non dice questo. Chiusa parentesi, perché non voglio rovinare la catechesi con le disquisizioni teologiche, insomma, no? Però era doveroso leggere le note che l'accompagnano, perché questa catechesi poi rimane in giro e non vorrei, insomma, essere io la causa, insomma, di fraintendimenti e di brutte cose circolanti, insomma, riguardo queste affermazioni, no? Quindi dice: uno sei tu, non io. Quali sono questi spiriti? Puri spiriti umani, Gesù sta dicendo, quindi pure creature umane. Non è difficile, non lo so, tre. Chi sono i tre che sono stati purissimi, che non ci hanno avuto il peccato originale quando sono stati creati? Ci arriviamo tutti, no? Adamo, Eva e Maria. Se vogliamo fare riferimento anche alla santissima umanità di Gesù, ma Gesù non è un puro essere umano, ecco perché si è tirato fuori, d'accordo? Perché Gesù è il figlio di Dio incarnato. Certo che in quanto uomo c'ha l'anima, ma
È il figlio di Dio incarnato, non è un uomo Gesù, è uomo, ma non un uomo come tutti gli altri. Ecco, attenzione a queste sottigliezze. Allora, quali dunque i due progenitori da cui venne la razza, creati perfetti e poi caduti volontariamente in imperfezione? E chi è l'unico? Ecco perché torniamo dalle mie considerazioni un po'. Come dire, un po' calorose, perché risentono del clima della festa che stiamo vivendo, insomma, no? Sulla Madonna. Qual è l'unico spirito che, creato perfetto, è tornato perfetto? Arricchito, anzi, di tutto quanto ciò che la sua volontà umana, fusa con quella divina, gli ha portato in tutta la vita terrena. La Madonna. Dice, il terzo, attenzione, creato per delizia di Dio e dell'universo, è troppo superiore alla possibilità di pensiero e di fede del mondo di ora perché io ve lo indichi. Attenzione a queste frasi di Gesù che pesano un macigno, una tonnellata. Perché? I dogmi, i grandi dogmi mariani nel 1854 e nel 1950. 2000 anni quasi. Gesù sta dicendo perché questa creatura qui, il terzo spirito, è stato creato per delizia di Dio e dell'universo. Attenzione. Quindi, cioè, rappresentarselo, capirlo. È un'operazione superiore alle possibilità di pensiero e di fede del mondo di ora. Quindi, perché tutto quanto quel tempo? Perché sono voluti quasi 1900 anni prima che la testa degli esseri umani, con 1900 anni di cristianesimo, di culto alla Madonna, e già 4-5 secoli di rosari pregati, perché il rosario è stato rivelato alla Madonna da San Domenico e poi è stato divulgato in Europa dall'opera del Beato Arno della Rupe 3 secoli dopo, quindi a voglia rosari che erano già stati detti. Quindi, allora, nel 1854 l'umanità era pronta a capire questa è l'Immacolata Concezione, uno. Quindi già un secolo dopo parliamo dell'Assunzione, ma non è ancora stato detto tutto di lei. Io sono sicurissimo di questo fatto qui. Arriveranno i tempi. Cioè, quello che nel corso del tempo poi Dio svela sulla Madonna è appunto graduato dalla nostra capacità di comprensione. Dice, qui stiamo parlando di qualcuna la cui comprensione è superiore alla possibilità di pensiero e di fede del mondo. Perché io ve lo indichi. Quindi il nostro Signore indica le cose che deve indicare ai tempi opportuni. Quindi tre soli, nota e Roschini, sono stati creati nella perfetta innocenza: Adamo, Eva e Maria. I primi due però l'hanno perduta. Maria Santissima invece l'ha sempre conservata. Non senza ragione, perciò la Vergine stessa fece rilevare alla nostra veggente la singolarità dell'umanità, sia di Cristo che la sua, dicendo: Donna io con la D maiuscola, uomo Gesù con la U maiuscola, ma la nostra fu ed è una umanità diversa da ogni altra. Attenzione a questi particolari. E per immunità da colpa, anche d'origine, e per rapporti con Dio, uno e trino. Ma chi di noi? Uè, io vorrei tanto parlare con tanta gente. Ma chi di noi si può immaginare anche lontanamente che rapporti d'amore ci aveva? Quali erano i rapporti tra la Madonna e la Santissima Trinità? Uè, chi? Ma chi di noi può immaginarsi che tipo di rapporto può avere con Dio un'anima immacolata, senza la colpa d'origine, piena di grazia? Chi? Si faccia avanti. Nessuno. Cioè,
ho detto che bisogna mettersi di fronte ai dati di fatto. Nessuno te lo può immaginare, perché nessun essere umano è mai stato immacolato. Cioè, forse lo posso immaginare Adamo ed Eva, ma poi è un pochino difficile contattarli e farselo dire adesso. La Madonna dice: noi siamo unici in queste cose tra tutti i creati passati, presenti e futuri. Quindi attenzione, d'accordo? La Madonna è la creatura dell'unicum, cioè i privilegi di Maria sono soltanto i suoi, c'era solo lei, quelli noti e quelli non ancora noti. Ci sono tutta quanta una serie di studi, io li ho letti e li approfondirò, per esempio, una delle tante cose sul sacerdozio mistico di Maria. È un filone di pensiero meraviglioso. Noi sappiamo dalla teologia cattolica che esistono per noi credenti due tipi di sacerdozio essenzialmente diversi. Sacerdozio che ci hanno tutti battezzati, quelli per mezzo del quale possiamo offrire a Dio la nostra preghiera, ricevere i sacramenti, dargli il culto, offrire noi stessi, immolare noi stessi se moriamo martiri. Sono tutti quanti gesti sacerdotali. E quelli per mezzo dei quali si possono porre in essere quelle azioni salvifiche istituite da Gesù Cristo per la salvezza degli altri, che sono i sacramenti, e che è il sacerdozio ministeriale, quello che ho io, e tutti i sacerdoti consacrati come a me. E la Madonna sicuramente non c'è il sacerdozio ministeriale, perché le donne non possono avere il sacerdozio ministeriale. Ha solo il sacerdozio comune? Punto interrogativo? C'è tutto un filone di pensiero che dice: questo è un ampio, sicuramente nel tempo, cioè, io conosco qualcosa e continuerò, se Dio mi aiuta, ad approfondire, insomma, queste cose, no? Quindi stiamo dinanzi ad un unicum. Quindi, con ragione, perciò, il Dio, parlando della sua Santissima Madre, ha detto: questa Maria, ecco lei che riporta i tempi e i giorni primi e dà ai miei occhi divini la gioia di contemplare un'Eva quale io la creai, ed ora fatta ancora più bella e santa, perché madre del mio verbo e perché martire del più gran perdono. Maria, la senza macchia, non fu mai priva del ricordo di Dio, della sua vicinanza, del suo amore, della sua luce e della sua sapienza. Con queste parole ci congediamo e, ricordando la festa che stiamo celebrando, facciamo un'immensa lode e un immenso grazie al nostro Signore, che si è degnato di diventare uomo come noi, ha nobilitato la nostra natura umana fino a portarla dentro la divinità, cioè c'è una natura umana creata che appartiene alla persona del Figlio di Dio, unita indissolubilmente, ipostaticamente, con la seconda persona della Santissima Trinità. Dovremmo fare tante di quelle feste che non si sa dove dobbiamo arrivare. 1, 2, auguri e complimenti a colei che è stata scelta per questo grandissimo servizio, ecco, di dare la natura umana al Verbo fatto carne, e che ne è stata assolutamente all'altezza, alla grande, e ha dato a Dio quello che nessuno di noi può dargli: la gioia di vedere un essere umano perfettissimo, talmente perfetto nelle sue perfezioni da essere andato anche al di là di tutti gli enti creati e di tutti gli angeli compresi. E poi un grandissimo augurio a tutti noi, perché tutto questo è successo perché noi, che siamo dei poveri uomini, attraverso Gesù e Maria cominciamo a cambiare marcia, a diventare almeno un po' divini. Non dico tanto, ma almeno un po' sì. Ecco. E viviamo questa festa nella gioia, come ho detto, e nella assoluta serenità e tranquillità. Oggi comandano i super uomini e i super demoni, ancora per poco. D'accordo? Tranquilli. Che la Madonna c'ha già pronto il suo calcagno, lo sta lisciando e affilando per schiacciare, come sempre ha fatto e come sempre sarà, la testa del diavolo.
di tutti i suoi amici e quindi di tutti i suoi e nostri nemici. Alla prossima, amici, e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga. Amen.